a te a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo episodio su Layers of Fear. Vi ricordo ragazzi il vostro sostenitore è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi, per voi soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando, spolliciate. Ebbene ragazzi, eccoci qua di ritorno. Stiamo giocando il capitolo 6. Di regola si tratta del capitolo finale per quanto riguarda la storia del pittore. Quindi ragazzi, penso che non manchi molto effettivamente per riuscire a scoprire quella che sarà la fine della storia di questo povero uomo che, regà, è diventato pazzo. Cioè, abbiamo conosciuto abbastanza a fondo la storia sua, di sua moglie e del dramma terribile che hanno vissuto. Quindi vediamo oggi dove ci porta tutto ciò. Ovviamente penso che ci porterà in cose che probabilmente mi pentirò di scoprire. Tra l'altro, quindi sì, l'ultima volta esattamente ragazzi ci eravamo lasciati qui. Esatto, dopo aver trovato la nostra argenteria più preziosa, che attualmente, guarda, sicuramente importantissima, vero? Oh, cosa c'è qua? Qualcosa che bisogna un attimo ripulire. Cos'è? Giugno, non scordarlo. Il 9 giugno? Perché cosa mai sarebbe accaduto il 9 giugno? Non lo so, però vabbè. Sono dettagli, vero? Dettagli che come sempre non sappiamo se vogliamo scoprire o meno, eh? Vero? Sicuramente fine. Cioè finiscilo praticamente. Ancora un po' e sarà completato. Cosa avrò usato ragazzi come ultima cosa? Oddio, finiscilo e basta, è la cosa che sta continuando a ripetersi praticamente da inizio game ragazzi. Niente mi impedirà di finirlo. Fine? Finito? Finito? Finiscilo, scoprilo da te e finiscilo. Ma cosa deve scoprire? Non so se vogliamo scoprirlo. Finish it, finiscilo, addio santissimo. Finiscilo, ecco, ripuliamo pure sta robetta qua. Vediamo un pochettino. Ah, ok, un pezzo della tela. Il primo, tra l'altro, ragazzi, dei 6 pezzi che dovrei trovare, ma che sicuramente non riuscirò a finire di trovare. Scommetto. Permesso? Ok, mi stavo giusto chiedendo se la porta si sarebbe chiusa da sola. E bel posto, eh? Diventato sempre, ragazzi, tutto più schifoso e terrificante. Eh sì. Cosa c'è qua? Lo dobbiamo spostare? Ah, ok, lo dobbiamo spostare. Ma tu guarda un po'. E questo pure cosa sarebbe? Io non ero intenzionato a rovinare qualsiasi cosa fosse. È andata così, e non ci posso fare niente ormai, va bene? Assolutamente niente. È permesso come al solito? La mia presenza è di fastidio a qualcuno? A qualcuno? Certo, a qualcuno. They are watching. Ci stanno guardando, guardano, osservano. E vai, siamo circondati anche da spioni, il bambolotto malefico. One more can. Be ready. Look at you. Who's a dead boy? Who's a dead boy? You are. Ormai era diventato completamente ossessionato anche da questi... Oddio, da questi benedettissimi ratti. E che cavolo. Vabbè, ma cioè, tutta la roba accatastata, ragazzi, potevate fare un po' d'ordine prima di farci arrivare, no? Tutto sto macello fa schifo a vedersi. Oh, un altro pezzo di tela, ma tu guarda un po', ne ho trovati due. E qua quindi non c'è niente di utile, ecco, vero? Così sembrerebbe. Quindi io vado. Vado, come sempre. You mind explaining this to me? I know what it is. Care to tell me how it got in my workshop? Stop lying! We both know it couldn't have gotten there on its own. Chi ce l'ha portato sto povero topo morto avvelenato? Non fate scherzi del piffero, che oggi ho incominciato questo video con uno spirito più coraggioso. Almeno ci speravo, insomma. Oh, quella... Ah, visto da qua sembra l'ombra di un topo. Top! Ci ho fatto caso adesso.
Dai, è bello, bello, eh? Tutto, tutto meraviglioso, tutto ben fatto. Ma direi che è arrivato il momento per me di andare. Ok. Oggi sei coraggiosa, giocherina. Ti ricordi, vero? Eh sì. Mi ricordo e come. Nested in his emptiness. Io l'avevo detto che. Che? Dov'è? Oddio! Dov'è? Ah, ciao bella! Ciao! Me la dovete mettere per forza, vero? Pezzi di merda che non siete altro. Io me ne so it. Me ne vado. Fatemi passare, Cassius. Muovetevi! Fatemi andare! Oddio, no, raga. No. Io non le posso fare ste cose con gli inseguimenti. Non le posso fare ste cose con gli inseguimenti. No, col cazzo, ma te lo scordi, stay with me. Ha detto stay with me? I need to finish it. Sì, ormai ragazzi, in preda al delirio più assoluto, se devo uccidere per finirlo. Mi sembra un buon motivo, certo, per finire qualsiasi cosa tu stia cercando di finire da un'era a questa parte. Sinistra o destra? Dove andiamo? Non lo so. Proviamo ad andare di qua. Tanto ormai peggio di così. Può andare peggio di così? Io penso forse sì, Non c'è mai fine al peggio, ragazzi, specialmente in giochi come questo. Pensi di averle viste tutte, invece poi non hai visto un cazzo. Che è successo? Cosa ho fatto? What the fuck? Ha aperto un passaggio? What the fuck? Che ci sono anche passaggi segreti? Did you forget? Non me so dimenticata, ma no, so. Fantastico. Devo trovare pure una combinazione. Meraviglioso, certo, perché poi sicuramente riuscirò a ritrovare la strada fin qui, eh? Ah, sicuramente. Quindi tre numeri mi servono. Qua sono tornata indietro, quindi mi sa che mi tocca andare per forza anche di qua, ragazzi. Permesso, come sempre, mi servirebbero... Oddio. Oh. Mi servirebbero tre numeri. Non è che per caso magari me li potete dare? Io scriverei 118. Ehi. Che simpatici. Belli questi quadri, però attualmente non mi danno. Oddio. Che è? Cioè, ma non posso manco più guardare le cose che si sfasciano. Noso, ragazzi. You have to see it. It won't be finished until you see it. Ah? E dai, continuiamo. Vabbè, è cambiato tutto. Così sembrerebbe. È cambiato anche il quadro, no? Il quadro sembrerebbe essere rimasto uguale. Is to reach into chaos. And chaos is darkness. Warm, soft. Swarming. He understood it in the end. Will you? Non lo so se mi va di capirlo, sinceramente. No. E io non lo so se lui alla fine l'ha capito davvero oppure no. Che genere di musica dovremmo scegliere per la mostra? Un valzer? Una marcia? No, un requiem. Sempre positività, mi raccomando. Positività, solarità, ottimismo. Sono le parole proprio che caratterizzano quest'uomo. I shouldn't contain my art in the workshop. The world is my canvas. The work is never finished. Allora fai prima a spararti, figlio mio, eh. Cioè, se il lavoro non è mai finito, il mondo è la mia tela, bla bla bla, stiamo freschi. Che cavolo, stiamo proprio freschi. Ma si è aperto qualcosa di qua, per caso? Sembrerebbe di sì. Seguirei la scia di vernice che ci porta fin qua. Io starei ancora cercando i tre numeri, eh. Giusto per dirlo. Ecco. Non mi è bastata la lanterna. Va bene, riproviamoci.
resistente sta a fare. Cos'è? Ah, un altro pezzo di tela. Toh. Fantastico. Sempre permesso? Con permesso? Oddio. Sì. Le cose che mi piacciono a me. I corridoi con la fine oscura e buia. Are you sure you'll finish this commission, she asks. Doubt in her eyes. Sometimes I just want to. Questi sono loro, ragazzi. Finalmente li vediamo in faccia. Ah, Gesù. Va bene. Ormai siamo in ballo. Balliamo. No, vado. Oddio. Oddio, che cazzo è stata? Oddio. Dai. Era proprio così che doveva andare? Davvero? Troppo grande sta stanza, non mi piace per niente. Che? Dove cazzo è? Dov'è? Mi sono bloccata! Oddio, ciao bella, ciao, ciao. Get out, io vorrei tanto andarmene. Voglio tanto andarmene, credimi. Però, non me fanno andare! Non mi fanno andare, vado, non ti preoccupare, cazzo. Oh, Gesù. Non sarò mai abbastanza pronta per queste cose, ragazzi. E dai, Madonna santa, non riesco manco ad aprire le porte. Che cazzo. Vabbè, ma alla fine, scusate, quel numero di tre cifre noi lo stiamo ancora cercando o che è successo? Me la sento abbandonare tutto? Io direi che a questo punto delle cose sarebbe il caso. It's you who brought this chaos upon us. Ma che c'è là sotto? Che succede? Let go. Sarebbe la cosa migliore, guarda. Io non tirerei su quello che è laggiù. Se è quello che stai facendo. Sì, è quello che sta facendo. Ok, ah, questo è il tuo famosissimo quadro. No, leggiamo bene la cifra, ragazzi, perché non vorrei sbagliare. 363, spero che sia. Perché ci hanno messo apposta la corda davanti, i bastardi, così che uno possa non leggere come si deve. This isn't right. Let go. A me sembra un 363. To find greatness, to find me, you must embrace chaos. Non lo voglio, testo a D, non lo voglio. Comunque sembra proprio un 363. Incrociamo le dita, speriamo bene. E che il cielo ce la mandi buona, ragazzi. Ok, cosa abbiamo qua? Ribrezzo penzolante, pazienza, sete, sanguisughe pelose, porre sollevare lo sguardo. Bene, infatti sarebbe stato meglio non sollevarlo lo sguardo. Però che questi sono piccoli dettagli, insomma. Ok. Perché non mi rispondi? Ho bisogno di qualcosa, qualsiasi cosa. Bastano anche dei vecchi appunti. So che sei morta, ma sappiamo entrambi che non te ne sei davvero andata. Senza di te non sarò mai finito. Perché parli di non sarò mai finito? Hickory dickory dock. The mouse ran up the clock. The clock struck one. Horror ran down. Hickory dickory dock. Anche la risata malefica ci stava proprio a pennello. Sto maledetto pazzo. Help me. Sbatte un po' la porta. What the fuck? What the fuck? Aspetta, la devo spingere davvero? Vale lo sforzo. La posso spingere? Ah sì, la posso spingere. Lo devo fare o non lo devo fare? Non lo so. I'm useless. Forse posso scegliere. What have I become? My own body is a cage. Sta poveraccia ha regalato dopo l'incidente che ha avuto. To be eat, not nurtured. You think yourself an artist? I believe in you. Questa, vabbè, la voce della moglie, ok, però... La moglie, allora, ce l'aveva o non ce l'aveva con lui? Cioè, raga, è parecchio comunque complicata la storia, la cosa, perché... Please, I need you.
Evidentemente potevo scegliere. We'll get through this. I trust you. Maledetti pezzi di sterco, maledetti siete altro. A saperlo non la spingevo un cappero la carrozzella. Mannaggia santa. Yes, things are better now. I think we can make this work. I really do. Ma lei non era tipo infuriata con lui? Lo odiava a morte, voleva ammazzarlo o robe simili. Adesso parla del, forse possiamo rimettere cose a posto. What the fuck? Dio, ma che è? Ah, una foto di lei con la bambina, forse. E perché lei è stata bruciata? Ma dai. Oddio, regà. You know, even though you are my rival and the source of all my sorrows, you're also the only one I can still talk to. The only one who will listen. I'm not sure if it's funny or merely pathetic. Probably both. Lo specchio. Evidentemente non. Il marito ormai non c'era più comunicazione, non poteva parlare con nessuno. Riusciva a parlare forse solo con se stessa. Che cosa triste, raga, mamma mia, veramente. Oh, già siamo 4 su 5, cazzo. Quindi di regola non mancherà manco molto alla fine. Cioè, che raga, continuo a dirlo, questa storia ha già una tristezza immensa. Veramente immensa. Di nuovo permesso, scusate. E salve. Ok, grazie per aver chiuso la porta. E vediamo un po'. Hey there, princess. What? Oh, this is daddy's medicine. Whenever daddy's hurting, this helps the hurt go away. No, don't touch that. Oh god. I'm so. Wait. I'm sorry. I'm sorry. Mamma mia, regà. Cioè, pure sta povera bambina, che cavolo di vita avrà vissuto in questa casa. Cioè, con sti due genitori ormai devastati dalla follia. Mamma mia. Terribile. Novembre, questo è scritto da lei. Penso che dovrei essere felice. Perché non lo sono? Ho una bellissima figlia. Penso che lo sia. So che lo è. Ma allora perché non riesco a guardarla senza sentirmi male? Un tempo avevo un marito affettuoso, magnifico, premuroso. Adesso non vedo altro che quest'uomo strano, interessato solo ai suoi dipinti. Come se avessero qualche importanza. È tutto così inutile. La musica prima mi aiutava. Adesso non serve più a nulla. Mamma mia, sta poveretta, regà. Cioè, non solo comunque il dramma che aveva vissuto, aveva la figlia, ma non riusciva a trovare conforto più in niente, neanche nella musica. Cioè, era una donna ormai finita. Cioè, regà, mamma mia, una cosa bruttissima. Questa è la casa. Oh shit. Questa è la casa, ma che sta succedendo? No. Intenzione di seguirmi, immagino, vero? Oh. Immagino proprio di sì. Dove devo andare? Dove cazzo la devo andare? Entriamo. Non so dove andare, ragazzi. Oddio, vado completamente a caso. Ecco. Oh, la lanterna. Ah, forse devo sbloccare varie cose qua. Ok, devo arrivare dove praticamente i quadri arrivano, ragazzi. Così mi sembra d'aver capito. Devo liberare sti quadri. Ok, fin dove arrivano, sì. Vedete? Oddio, già è qua? Già è qua? Oh, cazzarola! Andiamo. Minchia, non corre sto stronzo. Muoviti. Dove devo andare? Proviamo a scendere. No, è tutto sbarrato. Di qua. Ok, c'è la stanza di qua, raga. Madonna, è veloce sta stronza però, eh. Già è qua. Vai, muoviti. Oddio, che ansia, revive. Si è sbloccato, sì.
E mo? Oddio. Oddio, è qua. Ciao bella, mi dispiace, Non so, non... Ok, ok. Ok. Perché qua dentro? Perché qua dentro? What the fuck? Oddio, non ce la posso fare. Eccoti qua. Ciao. Ciao, bello. Ciao. Perché qua dentro? Perché nel bagno? What is taking so long? Open this fucking door. Need to go. Open up. Hell is... Oh, God. No. No, 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 no. What have you done? No! Nel bagno, il coltello, la vasca. Alla fine si è ammazzata, no, non mi di. I finally figured it out, and it's all thanks to you. You've showed me that there's no other way. Your sad smile confirms what should have been obvious. We will not speak again. No, dai. Quindi lei si è ammazzata. Dai. Dobbiamo fare qualcosa qua dentro, raga. Noi non possiamo far nulla, ragazzi, è guidata la cosa. Gesù, cos'è l'ultima cosa che stavamo cercando? Finally, someone had to bear witness. I couldn't just look at my own work. Art and the artist needed an audience, a critical eye on things. I knew what I had to do. I gouged it, scooped it up like ice cream, felt like a butcher, a monster. At least there was to come something beautiful from all this filth. Mamma mia, regà. Cioè, penso non ci sia niente da commentare. Ok, la... la casa è tornata normale. Pathetic, disgusting. You're a failure. Mizzica. No, regà. Ma che dite? Andiamo di sopra? Andiamo a vedere che succede? Ma la bambina piange. Dalla stanza della bimba o è nell'aria semplicemente? Mamma, regà. C'è una cosa... Niente, è tutto chiuso. Cioè, di una tristezza, continuo a dirlo, immane. Va bene, io penso che andrò nello studio, anche perché tutte le altre porte sono chiuse, ragazzi. Ah, Gesù. Ok, ci siamo. È arrivato il momento di dipingere quest'ultima tela, ragazzi. E quindi? Oddio. Non abbiamo più la lanterna e non vedo quasi un accidente. Oddio. Ma che è successo? M'ha portato via? No, si è chiusa. Qua è aperto però. You left so quietly. Secretly. When I realized it was too late. Open your eyes. Oh,
dovremmo essere... me? In conclusione, ragazzi, credo, eh? Via ancora. Ah, continua a cambiare tutto qua. I tried to do my best. I tried. I did. Fix it. I tried to cope. I tried to be there for you both. How was I supposed to do it without something to calm my nerves? Broken. Scusate se non dico niente, ragazzi, ma sto... Where are you going? Sto vivendo l'intensità di questo momento perché lui evidentemente si è reso conto di quello che è successo. Lui ha detto: ho provato a tenere duro anche per tutti e due, ma evidentemente è stato troppo debole, non ce l'ha fatta, ragazzi. È stato dal momento evidentemente in cui la moglie purtroppo ha avuto il suo incidente che lui ha iniziato a bere, perché non reggeva la pesantezza di quella situazione, ed è una cosa devastante, ragazzi. Veramente no comment, cioè è straziante. Niente. Questo secondo me, raga, questo ambiente, vedete questa cenere, questo ambiente distrutto rappresenta proprio la sua interiorità e comunque... I remember the feeling of seeing it all falling apart. Esatto. Fighting the helplessness. And losing. Take it back. Sì, anche perché comunque la casa era... no, la loro casa. Quindi può stare a rappresentare anche quella che è stata la loro storia, la loro vita, che si è piano piano disgretolata, distrutta. Tristissimo, ragazzi. It doesn't matter. But we were happy for a while. Couldn't last, but we had it. A short, sweet time together. I could have done it. We could have been happy. Magari se lui fosse stato forte, fosse riuscito a sostenere anche lei, no? Forse avrebbero potuto continuare ad essere felici. Però sono situazioni talmente complicate, ragazzi, che giudicare non è la cosa giusta da fare. Ci siamo? No, non ci siamo. Siamo caduti in cucina. It was like a curse. Primal. Angry. Blind. Ever since the accident. Devoured by forces out of our control. Esatto. Sono cose che non puoi controllare, che sono difficili da sostenere, da controllare. È così vero, ragazzi, tutto questo. Siamo. Ok. Queste porte immagino che saranno chiuse, ovviamente. Arriviamo fino in fondo.
quello che ha perso. La sua gloria, sua moglie, sua figlia, una vita felice. Tutte porte che si sono chiuse. Cioè, raga, metaforicamente è fatto benissimo tutto questo, eh. E anche da un punto di vista simbolico. How will you end his story? Ok, ci siamo. È arrivato il momento di concludere. Oddio. Raga, super d'impatto tutto. Super d'impatto tutto questo. Bello, davvero bello e straziante, direi. Yes! That's it! It's beautiful. Perfect. Just like I always imagined. What is this? I don't understand. No. Stop it. Please! So close. This time, I almost had it. L'ennesima copia fa sempre lo stesso ritratto. Perché? Perché non riesce a dipingerla bella com'era? Perché? Forse questo, ragazzi, oddio, non so, probabilmente non è il giusto finale. Qualcuno di voi, se non sbaglio, mi aveva detto che appunto forse c'erano più finali. Quindi probabilmente temo di non aver avuto il finale positivo. Temo, peccato, perché ci tenevo. Evidentemente non riesce a ricordare, come ha detto lei. Non riesce a ricordare com'era lei prima che succedesse tutto quello che è successo. E regà, è terribile. Ok. Allora, ragazzi... Allora, io non so se questo è effettivamente stato il finale della storia del pittore. Questo magari ovviamente me lo dirà qualcuno di voi, qualcuno che l'ha già giocato, eccetera, eccetera. E magari sarà capace di darmi una spiegazione riguardo al fatto se ho ottenuto il finale negativo o cose del genere. Sono rimasta veramente estremamente colpita da tutto quello che abbiamo visto oggi, ragazzi, da tutta questa parte finale che veramente alla fine dei conti ha fatto davvero intendere quello che è stato il declino della loro vita. È stato fatto da Dio, ragazzi. Veramente benissimo. Non ho parole, cioè positivamente parlando ovviamente. È stato bellissimo e straziante, cioè sono stati così bravi, ragazzi, a rendere le idee di quello che è accaduto che ti fa veramente percepire quanto tutto sia stato straziante fino alla fine. Davvero capolavoro, ragazzi, niente da dire. Allora, per oggi ho finito il tempo a mia disposizione per registrare. Io mi auguro che abbia salvato la partita, ma dovrebbe averlo fatto. Quindi che dire, ragazzi, come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherino. Ciao.